siamo quasi arrivati al benzinaio. Ciccia, tieni botta. Abbiamo anche il treno che ci suona. Bella questa. Avete visto, ragazzi? Abbiamo avuto quel treno che ci ha suonato, meglio così. Sì. Allora siamo a Mussolente, partiamo da qua verso il lago di che cazzo di lago andiamo? Strutturando, non so che villa sia, Villa Negri, più o meno. Allora, stiamo andando al lago d'Arcier, in zona parte di Belluno, zona Feltre, zona. In quella zona. Villa Stecchi, che stecchini! Bella villetta! Allora, come dicevo, andiamo al lago d'Arcier. Questo lago ha un nome diverso, non è Arcier, il paese si chiama Arcier, ma il lago è un altro nome, ok? Adesso vediamo se ci lasciano passare. Grazie, gentilissima. Ah no, lei va dall'altra parte, va sul Trentino anche lei? Andiamo al Trentino. Da quando ce l'ho ho fatto circa 332 km, non sono tanti, eh. Andiamo a fare una tappa del caffè. Caffè. Allora, vediamo se è aperto. Farmacia, Maria. E finalmente, dopo un lungo viaggio di 10 km, neanche un lungo viaggio, là in fondo c'è la moto messa tra una 500 e un SUV, cos'è, un furgoncino, nascosta con il casco sopra. E qui la mia colazione, finalmente, la benedetta colazione, benedetta in tutti i sensi. E dopo andiamo su al lago. Bene, ragazzi, siamo stati al bar, che è molto carino, molto bello. C'è la camera sopra il casco e quindi registra molto più in alto. E come diceva Maico Bongiorno, sempre più in alto! Allegria! Bene, andiamo verso il lago e ci risentiamo dopo. Qua c'è una micro chiesetta, non so se qualcuno l'ha mai vista. Stiamo andando via alla media di 70 all'ora, perché adesso anche sorpassiamo anche questi, così. Vediamo di fare sorpasso. Diciamo che con la telecamera sopra non è tanto facile tenere la testa dritta, eh. Però non è neanche male. Bene, abbiamo sorpassato anche questi tre tir e là sopra c'è un fortino, adesso non mi ricordo come si chiama, ma se andate su internet lo trovate. È un fortino molto bello, Covolo, come si chiama? Covolo di Bustione, Bustone, non riesco a leggere bene la frase perché è troppo veloce per leggerla. Prossima volta magari la cerchiamo su internet. Allora, Feltre, Belluno e Fiera di Primiero. Andiamo su. Thank you.
Montes Cristi. Ecco, la mia moto è la prima volta che si fa una galleria. No, forse sì, o no, non me lo ricordo più. No, no, forse più di una volta. No, ok. Che bello, diventa nero. Wow! Quella galleria, ragazzi, diventa nero il display. Non so se si vede, guardate. Il display diventa nero, che forte. Quando entri in, nel buio diventa nero. Forte, figo. Non mi ero mica accorto, Ah, non lo sapevo, per dire la verità. Non mi sono neanche informato. Adesso lo sapete. Adesso usciamo qua a destra. Siamo usciti. Adesso metto anche il parasole perché c'è un po' di luce. Dopo la galleria diventa un po' fastidioso per gli occhi. Allora, adesso andiamo alla Rocca d'Arcier. Ok. Camping, lago d'Arcier. Ok. Qua vedete, adesso qua non so, il camping. Camping Gaiole. Albergo Parigi, lago, lago camping, spero si registra tutto. Bar al lago. Io conosco anche il vecchio titolare del camping a 16 anni. Il mio amico si chiamava Peter, che era il titolare, il figlio dei titolari. Hanno fatto le casette nuove, che bello! Bello! Bello bello! Andiamo di là, sull'altro campeggio. La nuova Supra. Andiamo sull'altro campeggio. Il posto è molto carino, molto bello. È partita la ventola. Ah, stanno sistemando anche le casette, bello bello. Eccolo il lago. Hanno fatto un parcheggio bellissimo, bello bello. Hanno fatto un parcheggio, ragazzi, che bello. E l'acqua è altissima, bello 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 bello. Come vedete là in fondo c'è il lago, vi faccio vedere. Là in fondo c'è il lago, non so se lo vedete. E dopo andiamo a vederlo dopo, non è che non andiamo più avanti. Ecco qua, la mia Morini è pronta per non farsi diretta verso il lago. E qua c'è tutto il panorama, la montagnetta. Passiamo sul parcheggio nuovo che hanno fatto spesso da un po' di anni, là in fondo hanno fatto qualcosa di nuovo. E là c'è il lago che, come dicevo, è a livello. Bellissimo. Il Morini è qui, si sta comportando molto bene. È una bella moto veramente. Bene, andiamo avanti e seguiamo la bella partita del campeggio. Bello questo campeggio qua. Hanno fatto un bel lavoro, guarda che roba. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Alt. Achtung. Alt. Achtung. Non si può neanche entrare in moto. Ma non si può entrare da sua parte. Adesso andiamo a vedere se si può parcheggiare un attimo qua. Beh, penso che la sia non sia privata, quindi si può anche parcheggiare là. Bello. Allora andiamo a vedere questo lago, guardate che bello che è. Bello cazzo. Facciamo una foto. E c'è la discoteca. La vecchia discoteca alla Stua, io chiamavo, no? Grande lago oggi, è bello, bello, bello pieno. Sono anche i cani. Spero si veda, il lago è molto bello. E qua c'è anche la chiesa, andiamo giù per la chiesa. Ristorante bar aperto, non ce ne frega niente del bar e neanche del ristorante. E questo è il lago, guardate che bello che è. Allora, quando non c'è, tolgono l'acqua, qua si può andare fino in fondo dove c'è la barchetta là in fondo. Adesso non so se si vede.
Achtung, attenzione. E qua c'è la barchetta che sta pescando. Bello, tranquillo, sentite che tranquillità. Là c'è la barchetta. Cazzo, dove ho messo il guanto? Ho perso il guanto. Non c'è qua, però. Allora, come vedete là in fondo c'è la barchetta e sentite che tranquillità, a parte la macchina che sta arrivando adesso, sentite la tranquillità, le anatre che stanno giocando là in acqua, là c'erano le anatre, guardate che bella la villetta là sopra, guardate il pescatore con la canna, guardate il campanile là in fondo che bello che è. Guardate la visione di questo posto, che bello che è, che tranquillità. Sentite, vi lascio sentire un attimo la tranquillità. Ecco, arriva la macchina, proprio nel momento giusto. Lasciamo che si allontani la macchina e vi lascio un attimo, 10 secondi di tranquillità. Bellissima, eh? Avete sentito le anitre? Adesso facciamo un giro dalla parte della diga. La ripresa di questo laghetto è molto carino da qua sopra, perché c'è l'acqua che è limpidissima in quella parte là. Porca miseria, che c'è anche una riserva qua. Andiamo a fare benzina. Mi sono accorto adesso che dobbiamo fare benzina. Come vedete là in fondo è molto bello, c'è il laghettino, là c'è una discesa, c'è una camminata, una discesa, sicuramente là si può andare a nuotare, là c'è un altro ponte là in fondo, là c'è una grotta, un'altra grotta là in fondo, sicuramente c'erano grotte anche qua in tutta questa zona qua, qua c'è il ponticello qua sotto, se vedete l'acqua in fondo là è molto limpida, di qua invece c'è il ponte che abbiamo visto prima, praticamente quello collegato a due cavi d'acciaio che sono fatti tipo castello. Molto bello, molto bello. Andiamo a fare benzina perché siamo a secco. La moto si comporta bene, la moto è a posto. Ok, andiamo a fare benzina, non so dove, ma andiamo a fare benzina. Andiamo a fare benzina. Indica due tacchette, ma non mi fido tanto perché... Allora... Bene, siamo arrivati al comune d'Arsier con il nostro Morini, eccolo qua, eccolo. Guardate che bel ponticello. E lì abbiamo il nostro Morini. E adesso andiamo a prendere la moto. Yeah!
Morini Pistolao. Quasi arrivato il benzinaio, ciccia, tieni botta. Abbiamo anche il treno che ci suona. Bella questa.